Ciao ragazze, ciao ragazzi, con questo breve video ripassiamo un attimo insieme l'esercizio numero 2 che avete a pagina 60 del vostro libro. In questo esercizio usiamo le note Sol che suoneremo con il primo dito, ossia con il pollice, il La che suoneremo con il secondo dito, ossia con l'indice, e il Si che suoneremo con il terzo dito, ossia con il medio. Vediamo le prime due battute. Le prime due battute sono Si, La, Sol. Facciamolo ancora insieme, proviamo a suonarlo insieme. Vi do una battuta a vuoto di 4 quarti, così potete suonare insieme a me. 1, 2, 3, 4. Proviamo ancora una volta. 1, 2, 3, 4. Un'altra volta ancora. 1, 2, 3, 4. Perfetto, proviamo ad andare avanti. Facciamo la terza e la quarta battuta che è 3, 4, lalla, 1, sissi, 1. Sissi 1, lalla 1. Quindi useremo il terzo, il secondo e il terzo dito. 1, 2, 3, 4, lalla, pausa, sissi, pausa, sissi, pausa, lalla. Ok, suonatelo insieme a me. Come prima vi do una battuta dei 4 quarti a vuoto, così siamo sicuri di iniziamo insieme. 1, 2, 3, 4. Okay, se non vi è riuscito, riproviamo. 1, 2, 3, 4. Benissimo, proviamo a unire queste quattro battute. Quindi facciamo tutto il primo rigo. Come al solito vi do una battuta di 4 quarti a vuoto. 1, 2, 3, 4. Stacco un attimo il metronomo. Andiamo alla seconda pagina, quindi quinta e sesta battuta, cioè scusate, la seconda pagina, il secondo rigo. Avrete notato che all'inizio del secondo rigo c'è un 5 piccolino in alto a sinistra e il numero della battuta significa che quella è la quinta battuta. Vi ricordo che la battuta è la porzione di rigo compresa fra due stanghette, quindi se voi controllate quella è effettivamente la quinta battuta. Guardate un attimo, prendetevi qualche secondo per guardare. Ok, quindi riprendiamo dalla quinta battuta. La quinta battuta è Sol, La, Si, la sesta, Si, La, Sol. Le stesse tre note, prima saliamo, pausetta e poi scendiamo. Facciamolo insieme. 1, 2, 3, 4. Pausa. Ancora insieme. 1, 2, 3, 4. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ora guardate cosa succede nella settima battuta. Contate dall'inizio del rigo. Quinta battuta, che era quella così, sesta battuta, che era quella così. Andiamo alla settima. La settima battuta è uguale alla terza battuta, cioè fa sì, come prima. Quindi, essendo una cosa che abbiamo già imparato, possiamo anche unirle. Possiamo fare quinta, sesta e settima battuta di seguito. Proviamo. 1, 2, 3, 4. Facile, vero? Riproviamo. 1, 2, 3, 4.
finisce semplicemente facendo si, la, sol, che è un passaggio che abbiamo già fatto. Proviamo a fare tutto questo ultimo rigo. 1, 2, 3, 4. Bene, spero che non abbiate perso il segno. Ve lo ripeto, stiamo facendo il secondo rigo, quindi da battuta 5. Quindi facciamo di nuovo tutto il secondo rigo. 1, 2, 3, 4. Bene, direi che a questo punto siamo pronte, siamo pronti per suonarlo tutto quanto. Quindi prendiamolo dall'inizio, facciamo tutto l'esercizio, sia primo che secondo rigo. 1, 2, 3, 4. Da capo, cioè dal primo rigo. E poi con la base lo fa un'altra volta ancora. Bene. Prendetevi un pochino di tempo e quando suonate, dopo che magari avete studiato come in questo video, aprite il Lab Musica del vostro libro, del vostro ebook e cercatevi la base di questo esercizietto. Abituatevi a suonare sulla base, perché poi è quello che facciamo quando suoniamo tutti insieme, e suonare sulla base anche vi allena l'orecchio. Vi allena il senso del ritmo e vi aiuta a non perdervi. Ciao, buon lavoro!